In carcere nazionale, mister, partiamo dai casi spinosi, Angela e Montevano. Come stanno? Molto probabilmente non saranno della partita, perché comunque abbiamo provato e non penso che saranno della partita, non penso che possano cominciare dall'inizio, quindi considerando anche quello che hanno dato nell'ultima partita, insomma, ci sono tante partite ravvicinate anche successivamente, quindi non sono pronti per essere della partita di Pineto. Quindi concludo la domanda con le assenze anche di Blaia, Moran, Angela, come pensi di impostare la difesa? Beh, ci saranno grandissime novità, nel senso che forzate. Abbiamo tre assenti importanti per le nazionali, che sono tre titolari per noi nelle ultime partite, quindi si è aggiunto qualche infortunato, si sono aggiunti agli infortunati e lungodegenti. Purtroppo è un po' anche l'inizio, anche quando c'era Formisano, un problema soprattutto a livello di infortuni, soprattutto in un reparto, che ha sempre attaccato un po' la difesa, in passato anche spesso l'attacco, quindi gli infortuni hanno condizionato un po' questo inizio di campionato, però si volta pagina. Andremo con ragazzi che sono, secondo me, all'altezza di giocare. C'è la possibilità, perché nel calcio in una rosa ci sono infortuni e squalifiche, e i ragazzi che sono chiamati in causa domani per la partita hanno il compito di farci trovare pronti. E noi, io per primo, insieme al mio staff, cercheremo di metterli nelle condizioni migliori, in quello che pensiamo, e supportarli perché possono, sono assolutamente in grado di fare un'ottima partita. A me velocissimo, entrando Più di con il così. messaggio vivo. La società ha pensato all'opportunità di chiedere il rinvio a questi tre nazionali o è una cosa che non avete considerato? No, l'abbiamo considerata, l'avremmo fatto, ma rispetto all'anno scorso è cambiata un po' la regola dove un giocatore chiamato in nazionale deve avere almeno il 30% delle presenze. Quindi Playa è un po' un'assurdità, perché se pensiamo che Playa non le ha fatte, perché si parla di Playa, non le ha fatte, ma era un titolare nelle ultime 3 o 4. Quindi lui si era conquistato la posizione, e quindi per me sarebbe più giusto quella percentuale nell'ultimo mese. Però questa è la regola, quindi ci dobbiamo adattare, e quindi stiamo andando a giocarci una partita molto importante anche con tre ragazzi che sono in nazionale. Mister, buongiorno, Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Lei l'altro giorno dopo il derby con la Ternana ha evidenziato come questa squadra dovesse crescere comunque in fase di sviluppo per poter creare di più. Le chiedo se al di là di questo, che immagino ci avete lavorato durante la settimana, c'è la possibilità di sfruttare giocatori che hanno nelle corde l'uno contro uno e quindi creare superiorità numerica. E in questo caso le chiedo se può arrivare il momento di Seghetti dall'inizio, dato che è uno di quelli che insomma è più imprevedibile di altri, mettiamolo così. Grazie. Sì, comunque nel derby Seghetti l'ho considerato come un titolare, nel senso l'ho considerato prima come un titolare, poi a cose fatte, dopo l'infortunio di Montevallo ha praticamente fatto quasi tutto il derby, quindi io lo ritengo assolutamente un giocatore per noi importante, perché è imprevedibile la sua velocità, il suo modo di spaziare un po' in tutto il campo lasciando pochi punti di riferimento, per noi è molto importante. Quindi è un giocatore che sicuramente tutte le domeniche si gioca un posto titolare, e poi si faranno le scelte in base a cercare di trovare anche quel famoso equilibrio che tutti gli allenatori parlano, che però è importante, insomma, perché bisogna saper stare bene in campo tutti, e quindi un allenatore quando va a fare una formazione pensa un po' a tutti gli aspetti, quello tecnico, quello di equilibrio, quello difensivo, quello offensivo. E dopo il derby ho detto appunto che c'è stata un'ottima partita sotto il profilo difensivo di tutta la squadra, compresa gli attaccanti chiaramente, e che però noi dobbiamo essere severi con noi stessi e dirci che bisogna migliorare tante cose. Quindi io dalle partite che sono i nostri banchi di prova mi aspetto sempre dei miglioramenti da parte del singolo, da parte della squadra. Mister, ciao, buongiorno. Ti chiedo quali possono essere le insidie di questa partita, perché il Pineto, diciamo, è una squadra che appare un po' in difficoltà, però ogni partita lo sappiamo con una storia a sé, non è una frase fatta e questa frase può valere anche per domani, insomma, grazie.
Ma io non penso agli avversari, nel senso io veramente sono sempre molto concentrato a cercare di migliorare i nostri ragazzi, no? Grazie all'esperienza che ho avuto, cioè cerco di trasmettere a loro quello che tanti anni fa hanno insegnato a me. Quindi io sono molto concentrato sul fatto che la nostra squadra debba crescere. Poi io non ritengo che questo campionato abbia squadre più o meno in difficoltà. La classifica parla chiaro, noi 15 loro 14, quindi io lo vedo come uno scontro diretto, se si può parlare di scontro diretto, nel senso che siamo due squadre che vogliono capire di che campionato vogliono fare, quindi per me è una partita veramente molto molto importante. E quindi non sottovaluto assolutamente Pineto, conosco il suo allenatore, ci ho giocato contro anche l'anno scorso, è un allenatore che vuole fare anche un calcio propositivo, quindi per noi non sarà assolutamente facile. Però quello che chiede la squadra è crederci, credere nelle proprie possibilità, pensare soprattutto alle proprie capacità di metterle in campo e di avere quell'umiltà di dire che siamo una squadra che vuole migliorare partita dopo partita. Quindi quello è uno spirito, è una mentalità che secondo me può far migliorare le squadre. Sì, mister, buongiorno. Corrado lo sito del Messaggero, ciao. Volevo capire, con il Pineto il Brugio ci ha giocato già quest'estate in Coppa Italia e ha fatto bene. Quando parlavi di crescita, posto che secondo me con la Ternana hai fatto un capolavoro tattico, perché dal punto di vista dell'equilibrio veramente contro un avversario, secondo me la squadra più forte del torneo, hai chiuso molto bene gli spazi pur giocandoti la partita. A Pineto servirà un'altra gara e a Pineto si era fatto bene proprio quest'estate giocando con dei trequartisti che non davano punti di riferimento alla terza linea abruzzese. Pensi di poter puntare ancora su questo tipo di categoria di giocatori, visto che il Perugia ce l'ha in rosa, oppure pensare di fare una partita simile a quella come contro la Ternana? Grazie. No, io penso che una squadra per giocare bene serva tutto, servono tutte e due le componenti, e la partita di Pineto ci dice questo. Le partite di andata di Coppa Italia sono state poco valutate, nel senso che comunque c'erano altri allenatori e quindi chiaramente le richieste degli allenatori sono diverse, e quindi parlo anche del Pineto, insomma. E quindi noi ci siamo focalizzati su quello che è il Pineto dall'arrivo di Tisci. Quindi abbiamo valutato le ultime partite. Chiaramente noi vogliamo mantenere una nostra identità ben precisa, però nello stesso tempo poi gli interpreti possono cambiare a seconda delle caratteristiche della squadra avversaria, della nostra situazione. Quindi io sono d'accordo e cercherò sempre di più di giocare con giocatori che hanno la possibilità di cambiare un risultato, di cambiare un'azione, perché per me è l'emblema del calcio. Comunque è vero che abbiamo fatto una partita molto attenta e mi fa piacere quello che hai detto prima, chiaramente personale, però dopo alla fine abbiamo giocato sempre con tanti giocatori offensivi pur facendo una partita difensiva, ma più per merito della Ternana che per volontà nostra, perché comunque ha giocato Seghetti esterno alto a sinistra, che è assolutamente una punta, e ha giocato Polizzi che è un'altra punta, ha giocato il centravanti, in più avevamo messo un centrocampista in più che era quel Di Maggio, che comunque ci dà la possibilità di fare un po' tutte e due le fasi. Queste erano state le scelte. Per la prossima scelta sicuramente cercherò di mettere dei giocatori offensivi, perché credo che oltre all'organizzazione, che è molto importante, poi io sono sempre del pensiero che comunque la giocata del singolo giocatore fa la differenza nel calcio. Avendo a disposizione, immagino, Silla come prima punta, perché non ci sono tante alternative, e cambierà qualcosa dal punto di vista tattico, diciamo, punterà più sul gioco sulle fasce, cose del genere? Ma sicuramente Silla sarà uno dei probabilissimi a giocare titolare, perché chiaramente vantando Montevago, per me questa squadra comunque ha bisogno di un finalizzatore, di un ragazzo che può riempire l'area, e Silla lo fa molto bene, quindi mi aspetto che sia importante per questa partita. Stiamo facendo delle scelte, abbiamo fatto più soluzioni, però sicuramente dobbiamo andare di più, migliorare quel palleggio che ho parlato dopo la Ternana, che avevamo fatto a tratti nelle partite precedenti, quindi dobbiamo migliorarlo e dobbiamo andare con più uomini dentro l'area, perché alla fine non basta un solo Silla, un solo Montevago, un solo Marconi, insomma la squadra deve guadagnarsi la metà campo avversaria e riempire l'area. Solo in quel caso io penso di poter alzare la possibilità di fare gol, e questa squadra può farlo.
Grazie ragazzi. Grazie. E vado per pranzo.